Una scuola è una tradizione che ci viene riconosciuta in tutto il mondo. È quella del doppiaggio che fra pochi giorni viene celebrata a Savona. Bianca Scartezzini. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Ci sono voci che fanno sognare e fanno vivere le sceneggiature dei film con dettagli sorprendenti. Tutti riconosciamo i timbri dei toni dei doppiatori delle più grandi star internazionali che saranno presenti al Festival Nazionale del Doppiaggio, Voci nell'Ombra, dal 18 al 20 ottobre a Savona, la più importante manifestazione a livello europeo dedicata al mondo del doppiaggio cinetelevisivo e degli audiovisivi. Due giorni per l'evento, serata d'onore al Teatro Chiabrera, la sera del sabato. Ci avviciniamo al ventennale e avremo tutte le controfigure sonore dei più grandi attori di Hollywood e internazionali, e quindi doppiatori. Tanti riconoscimenti assegnati. 46 nomination per gli Anelli d'Oro, sono 15 categorie, 15 sezioni per gli Anelli d'Oro, quindi cinema, televisione e di tutti gli altri audiovisivi. E poi avremo la consegna della targa alla carriera. Quest'anno ne avremo due di consegne di targa di carriera, a Francesco Pannolfino e alla Rita Savagnone, che è la mamma di Claudio Amendola. E moglie dello storico doppiatore di Sylvester Stallone e di Robert De Niro, Ferruccio Amendola. La Savagnone ha dato la voce da Liza Minnelli a Elizabeth Taylor, Francesco Pannolfino ha dato la voce a Clooney. Avete delle cassette di sicurezza qui?